Bella raga. Ho girato un'altra puntata di Mare Fuori e non so se spoilerarvi la tecnica con cui ho raggirato il copyright, ma preparatevi, è veramente una puzzata. Cioè, nel senso, cioè in realtà è fattibile. Però devi cazzo volerlo fare, è tutt'altro che clickbait, è proprio il contrario è l'anti-clout. A proposito di clickbait, come avrete visto, mi sto divertendo molto a fare titoli clickbait, che poi però sono, hanno qualcosa a che fare, hanno sempre qualcosa a che fare con il titolo. 10 poliziotti e un arresto. Riarredo casa con 0 euro. Effettivamente ho riarredato casa con 0 euro. Oppure l'altro che ho fatto ieri. Ripulisco i navigli. Quella era un'idea che avevo da un botto di tempo, di inquinare mettendo il video al contrario. E niente, adesso magari metto a posto la puntata di Mare Fuori, la pubblico, però c'ho anche altro a cui lavorare, a.k.a. devo iniziare a concentrarmi sugli esami, a.k.a. vuol dire che devo iniziare a scrivere i dialoghi di Comedy Police. Non so se vi ricordate Comedy Police, però chi è nuovo qua? Vi prego, andate a guardare Comedy Police, perché è una cosa a cui tengo tantissimo, che è bellissima e spacca di brutto il culo. E se mai potrà diventare una serie Netflix, vuol dire che ce l'avrò fatta nella vita, proprio sono una persona felice. Poi, avevo un'altra di perla e cazzata da dire. Ma non me la ricordo. Ah, che ho anche un altro video clickbait che non so se pubblicare perché è un po' una cazzata, però sì, il titolo è Milano 14enne alimenta la mafia. Ma sì, dai, forse lo pubblico, cazzo ne so. Cazzo me ne frega. E quindi a Brera, se riesco a dare questo cartone, se riesco a fare questo cartone entro il 10 marzo, ho un esame di animazione, l'altro esame che è il film Miss 2021. E poi il terzo esame, che è sta roba di programmazione che proprio un passettino alla volta ci sto arrivando, però minchia, me la sto spalmando lungo da troppo tempo, da troppo tempo, troppo tempo. E non vedo l'ora di pubblicare l'ultima puntata di New York Reality, quella sarebbe una cazzo di hit. Cioè non sarebbe, è un hit, l'ho già girato, montato. Devo solo montare un'altra cosa. Ma basta. Ok. Bene, questa è la rassegna di oggi. E vaffanculo. Andatevene tutti a fanculo. Andatevene tutti ad essere dei fan culo, ok? Siete un po' più fan.
Fan e culo. Fan culo. Tipo divertente e culo. Voi siete fan culo, io sono fan culo. Beh, io abito in questa casa che non ci sono i coinquilini, no? In teoria. Cioè, nel senso, ci sono, come ho spiegato, mi sa, due posti occupati, due posti liberi e poi io. Però nei due posti occupati i due tipi non si sono ancora mai visti, io non li ho mai visti. Però pagano l'affitto, però per il coronavirus rimangono a casa e sti cazzi, è un mese e mezzo che io vivo qua e ogni tanto sento tipo... alla porta e faccio, oddio, porca puttana, questa è la volta buona, questa è la volta buona che sono loro, che sono tipo, non lo so, cioè, ah, che roba. Bene, ciao, non so se spegnere prima la telecamera là, no, prima qua l'audio, ciao.